Livio mi dice che è qualcosa di pesante, proprio di strutturato, ma come ho detto sempre, bastava l'avesse presa un braccio, a una mano, alla spalla, l'ha centrata in pieno, in testa, centrata in pieno, come se avesse preso la mira. È chiaro, diciamo, quale sia l'oggetto che ha colpito sua figlia? Non lo so, lo so da descrizione di Livio, il compagno di mia figlia, che dice era una statuetta, sicuramente qualcosa di pesante, pesante. Io pensavo a un vaso, perché molte volte sui davanzali ci sono sti vasi. Livio mi dice che è qualcosa di pesante, proprio di strutturato, ma come ho detto sempre, bastava l'avesse presa un braccio, a una mano, alla spalla, l'ha centrata in pieno, in testa, centrata in pieno, come se avesse preso la mira. Sulle responsabilità era un problema che avrei affrontato dopo. Naturalmente solo affronto in memoria di mia figlia, ma fino alle 10.45, quando è mancata, non avevo nessun problema, scusate che non avevo di questi problemi. La dinamica era stata fin troppo chiara. Era presente il ragazzo, il compagno di Chiara, era lì accanto a lei. Si è passati da che stava ridendo al buio, alla notte. Quindi sulla dinamica sappiamo, da dove sia caduto non lo so, ma perché sia morta mia figlia è fin troppo chiaro. Ci sarà la topesia? Non lo so, questo dipende, ci hanno detto i medici, dal magistrato, lui dovrà decidere. Per i medici è fin troppo chiaro cosa è accaduto, perché è morta Chiara, quindi non entro nel merito di quello che dovrà decidere il giudice. Certo, mi auguro che ciò non accada, perché uno pensa che l'autopsia sia ancora più invasiva di quello che è stata la fatalità. Quindi sarà il magistrato a decidere se e come intervenire. Mi auguro che ciò non avvenga. Vorrei portarmi Chiara al più presto su a Padova. Ripeto, io sono calabrese, però da 50 anni, 60, 60, ho perso il conto, 50 anni sono a Padova, quindi il mio cuore è metà Padova, metà la Calabria. Da parte nostra, l'ho già fatto personalmente con tutto il reparto, quello che ho notato, a parte la professionalità, quindi la capacità di intervenire, di essere presente, ma quello che ho ringraziato è l'estrema disponibilità, l'umanità che hanno dimostrato. Ho detto a tutti, quando mi hanno detto di venire a Napoli, io sono calabrese di origine, quindi lungi da me sui pregiudizi, però nei confronti di Napoli avevo forse qualche pregiudizio, quindi pensavo di arrivare in un ospedale, non vi nascondo nulla, fatiscente. Ho trovato invece un bellissimo ospedale, ma soprattutto medici e paramedici che si sono, a parte, ripeto, la professionalità, hanno dimostrato tutta la loro umanità. Sono entrati nel mio cuore e voglio ringraziarli anche pubblicamente. Sono qua per ringraziarli pubblicamente. Ho detto, devono essere orgogliosi di quello che sono stati fantastici. A loro un più grande degli abbracci, perché non ho rivisto tutti i miei pregiudizi, ho trovato un ospedale favoloso e soprattutto un'umanità di cui non avevo dubbi, però devi toccarla con mano per capirlo effettivamente, devi esserci dentro.
per capire.